Obiettivo full frame montato su APS-C. È più nitido? Ve ne parlo in questo video. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho notato molto interesse nei commenti sull'argomento montare obiettivo full frame su fotocamera APS-C. È vero che l'immagine è più nitida, la qualità d'immagine è maggiore? Lo scopriamo in questo video. Prima di andare avanti però, se video come questi vi interessano, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale così potrò portarvene altri. Inoltre, per chi fosse interessato, è possibile abbonarsi al canale per ricevere dei vantaggi. Nello scorso video, nel confronto tra zoom professionale e fisso economico, sono sorte delle questioni: è meglio montare l'obiettivo full frame su fotocamera APS-C oppure no? Ognuno, diciamo, diceva la propria. Io ho detto un po' la mia nello scorso video, che se ve l'avete perso vi consiglio assolutamente di andarlo a recuperare. Oggi però facciamo un bel test, perché monterò l'obiettivo full frame, il Tamron 24-70-28, sia su fotocamera APS-C che su fotocamera full frame. Vedremo più avanti come sarà strutturato il test e trarremo le nostre personali conclusioni. Io posso darvi la mia opinione, però ovviamente voi guardate il test, ragionate con la vostra testa e ottenete le vostre personali conclusioni. Proverò il 24-70 sia sulla Canon RP, che è questa qua, sia sulla Canon 250D, che mi sta riprendendo in questo momento. Essendo che la Canon 250D ha un fattore di crop di 1,6, se noi andiamo ad impostare ad esempio 24 mm su questo zoom 24-70 Tamron, otterremo una lunghezza equivalente su full frame di circa 38 mm. Motivo per cui ho impostato 24 mm per le foto scattate con la Canon 250D e 38 mm per le foto scattate con la Canon RP. Ci tengo a precisare che a me piace fare questi test prima di tutto per me stesso, per avere una maggiore consapevolezza, per formarmi una mia idea personale, e mi piace anche condividerli con voi, però non ho nessuna pretesa di influenzarvi, di farvi cambiare idea a riguardo. Voi guardate il test con i vostri occhi, ragionate con la vostra testa e fatevi la vostra personale idea. Ora andiamo al PC e vi mostro i test che ho fatto. Eccoci qui davanti al PC, andiamo a confrontare delle immagini scattate con obiettivo full frame, il Tamron 24-70-28 stabilizzato, montato su fotocamera APS-C, la Canon 250D, e su fotocamera full frame, la Canon RP. E vediamo quali sono le differenze a livello di qualità d'immagine. Vi ricordo che il fattore di crop della Canon 250D è di 1,6, e ciò significa che impostando il Tamron a 24 mm otterremo una lunghezza focale equivalente su full frame di circa 38 mm. Motivo per cui ho impostato il Tamron a 24 mm per le foto scattate con la 250D e a 38 mm per le foto scattate con la Canon RP, che è una fotocamera full frame. Ovviamente questo è uno dei possibili test che possiamo effettuare per andare a confrontare un obiettivo full frame montato su APS-C e su full frame. Però mi sembrava sensato andare a cercare la lunghezza focale equivalente, quindi non impostare la stessa lunghezza focale sia su APS-C e su full frame, ma cercare proprio la lunghezza focale equivalente, perché poi, secondo me, nell'utilizzo reale dell'obiettivo andrete a tenere conto della lunghezza focale equivalente e non della lunghezza focale effettiva dell'obiettivo. Quindi, fatte queste premesse, andiamo a vedere i nostri test. Partiamo con questo primo confronto. Entrambe le foto sono state scattate a ISO 100, f2.8, un quarantesimo di secondo. La lunghezza focale impostata per la Canon 250D è 24 mm, equivalente a 38 mm circa su full frame, e la lunghezza focale impostata per scattare la foto con la Canon RP è appunto 38 mm. Possiamo notare che la nitidezza al centro dell'immagine mi sembra maggiore nella foto scattata con la Canon 250D, quindi obiettivo full frame montato su fotocamera APS-C.
Quello che vi faccio notare però è che se da una parte abbiamo guadagnato in nitidezza, dall'altra abbiamo perso in aberrazioni cromatiche. Infatti la foto scattata con la Canon 250D, sensore APS-C, mostra delle aberrazioni cromatiche evidenti. Invece la foto scattata con la Canon RP, fotocamera con sensore full frame, non mostra affatto aberrazioni cromatiche. Perlomeno io non riesco a vederne. Ora siamo a F4, a sinistra abbiamo la foto scattata con la Canon 250D a 24 mm, 38 mm equivalenti su full frame, e a destra abbiamo la foto scattata con la Canon RP a 38 mm. Andiamo a zoomare. Per quanto riguarda la nitidezza, continuo a preferire leggermente la foto scattata con la Canon 250D, però dal punto di vista delle aberrazioni cromatiche preferisco la foto scattata con la Canon RP. Nella foto scattata con la Canon RP ci sono delle lievissime aberrazioni cromatiche, nella foto scattata con la Canon 250D ci sono delle aberrazioni cromatiche evidenti. Ora siamo a F5.6, a sinistra abbiamo la foto scattata con la Canon 250D, a destra abbiamo la foto scattata con la Canon RP. Andiamo a zoomare. In questo caso devo dire che a F5.6 le aberrazioni cromatiche sono calate per quanto riguarda la Canon 250D, sono comunque ancora evidenti e la nitidezza mi piace molto, ma secondo me le differenze a livello di nitidezza iniziano un po' ad attenuarsi. Per quanto riguarda la Canon RP, le aberrazioni cromatiche ci sono lievissime, ma ci sono. E quindi secondo me inizia un po' a calare la differenza tra le qualità d'immagine. Ripeto, ancora un po' più di aberrazioni cromatiche per la Canon 250D, ancora forse un filino in più di nitidezza, ma minori aberrazioni cromatiche per la Canon RP e una differenza di nitidezza che è veramente lieve. Ora siamo a F8, a sinistra Canon 250D, a destra Canon RP. Andiamo a zoomare. Le aberrazioni cromatiche per la Canon 250D sono abbastanza basse. Comunque la Canon RP mostra praticamente pochissime aberrazioni cromatiche, quasi invisibili. Per quanto riguarda la nitidezza, le cose sono cambiate. Secondo me quasi che inizia ad essere più nitida la Canon RP, quindi il sensore full frame in questo caso mostra una maggiore nitidezza apparentemente, quantomeno al centro. Poi se ci spostiamo ai lati vediamo cosa succede. Mi sembra più nitido senza dubbio anche ai lati. La differenza non è eclatante, però io inizio a notare un po' più nitidezza anche ai lati. Ora finalmente siamo a F11, a sinistra abbiamo la Canon 250D, a destra abbiamo la Canon RP. Andiamo a zoomare. E a questo punto, ragazzi, la qualità d'immagine è nettamente a favore per la Canon RP. Iniziamo a notare, per quanto riguarda la Canon 250D, meno nitidezza. Non ci sono aberrazioni cromatiche evidenti, però c'è meno nitidezza. Invece per la Canon RP noto veramente molta nitidezza, molta di più rispetto a quello che riesco a vedere nella Canon 250D. Vediamo ai bordi com'è la situazione. Mi piace molto di più anche ai bordi l'immagine scattata con la Canon RP, quindi a questo punto la qualità d'immagine della Canon RP è nettamente superiore rispetto a quella della Canon 250D. Le mie conclusioni anche dopo questo test sono quelle che vi avevo detto nello scorso video. A me piace montare obiettivi full frame su fotocamere full frame e obiettivi APS-C su fotocamere APS-C. Poi ovviamente ci sono delle eccezioni, anche a me capita di montare obiettivi full frame su fotocamere APS-C, ma generalmente preferisco distinguere obiettivi full frame su fotocamere full frame e obiettivi APS-C su fotocamere APS-C. Due valide alternative per APS-C al Tamron 24-70-28 sono il Tamron 17-50-28, ci trovate anche un video sul canale, o il 17-55-28 Canon, obiettivo che non ho mai avuto
avuto il piacere di provare, ma di cui ho sentito parlare molto bene. Questi obiettivi che vi ho citato sono progettati per APS-C, costano di meno rispetto ad obiettivi per full frame, quindi a meno che voi non abbiate sia macchine full frame che APS-C, se avete solo macchine APS-C io vi consiglio di acquistare obiettivi APS-C, però ovviamente fate come preferite. Ok ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio della vostra compagnia, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti, lasciatemi un like per sostenermi e se vi va potete abbonarvi al canale per ricevere dei vantaggi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!